Mettere a punto un piano di strategie efficaci rivolte alle persone con disabilità è l'obiettivo della Commissione Welfare presieduta dalla consigliera Maria Caniglia. Alla presenza dell'assessore Roberta Gaeta e dei rappresentanti di diverse associazioni, l'incontro è stata l'occasione per discutere e porre l'accento sulla necessità di politiche innovative che mettano al centro i diritti. Non soltanto assistenza, quindi, ma autonomia, riabilitazione ed opportunità di inserimento scolastico e lavorativo, i temi rivendicati con forza dalle diverse associazioni di disabili. La città in questo momento deve affrontare un tema importante, che è quello dell'accessibilità da parte di persone che hanno diverse disabilità, quindi la presenza anche di associazioni e di persone che possono davvero raccontare e rappresentare quali sono le reali, vere e concrete necessità, in maniera anche critica quando è opportuno, perché sulle criticità si costruisce un vero percorso di accoglienza e accessibilità per tutte le persone. Studieremo il modo migliore per venire incontro alla disabilità e cercare di consentire a queste persone di vivere al meglio possibile la città di Napoli. Nel corso della riunione l'assessore al welfare si è soffermata anche sul recente trasferimento del personale di Napoli Sociale alla partecipata Napoli Servizi. Saranno loro a garantire senza alcuna interruzione i servizi di assistenza ed accompagnamento scolastico ai ragazzi con disabilità. Abbiamo approvato proprio alla fine della settimana scorsa, venerdì scorso, un importante delibera, che è quella del trasferimento delle funzioni dalla Napoli Sociale, società partecipata che si è occupata negli anni sempre di assistenza alle persone, in Napoli Servizi, che è una società più ampia, più articolata e solida, che da adesso praticamente erogherà i servizi alle persone, in particolare l'assistenza scolastica nelle scuole, a partire dalle scuole materne, arrivare alle scuole medie e poi alle scuole superiori. Noi stiamo efficientando e articolando in maniera sempre più completa ed organica e sistemica queste attività. Quindi l'amministrazione c'è, dà risposte anche responsabili e mirate. È chiaro che i fondi sono sempre insufficienti, anche perché questo tipo di attività in particolare non è un'attività che dovrebbe erogare il comune come ente locale, bensì la scuola, e per la scuola superiore invece la regione. Quindi noi ci aspettiamo che ci possa essere un'interlocuzione responsabile, ripeto, tra le diverse istituzioni per garantire servizi essenziali ai cittadini, in questo caso ai piccoli cittadini.